aprire Renzo, ma non vedo. Ma come Renzo? Quindi, che devo dire? Solo grazie a tutti quanti, perché il nome, grazie a voi, dopo la vostra partecipazione avete reso possibile questa seconda giornata che è questa di noi Santa Caterina. Molti di noi stanno fuori, tornano dopo molto tempo, però è come se stessero dal 1 gennaio al 31 dicembre, perché in effetti col pensiero e col cuore non l'hanno mai lasciato, non l'abbandonano mai. Siamo affezionati a Santa, affezionati agli affetti, a tutto ciò che abbiamo lasciato. Ai nuovi speriamo che in questo nostro modo di essere, di voler essere amico, si avvicinano molti giovani. Diventano giovani perché attraverso di noi, io parlavo poco fa con una signora anziana, in 10 minuti, un quarto d'ora io ho ripercorso tutto Sant'Agata. In Sant'Agata, i nomi, i cognomi, quello stava lì e quello faceva lì. È una memoria storica, un modo da, così noi dovremmo trasferire ai giovani attraverso il modo di vivere, il modo di fare nostre cose. Ostinarci a parlare in modo santagatese non serve, perché comunque è talmente l'abitudine, è talmente il modo di fare che quando ci vuole la parola santagatese la vicino, comunque però molte volte dobbiamo forse esprimerci nei modi che ci sono più comodi, perché dobbiamo far arrivare il nostro pensiero, il nostro modo di prendere. Sono molto contento di avervi ritrovato, spero che l'anno prossimo, con l'aiuto di quelli, con gli organizzatori di Gino, di Renzo e degli altri che si avvicineranno e cose, spero riusciremo a fare una festa molto più grande, di coinvolgere molte persone. Per quanto riguarda il luogo, dove, come, lo decideremo come al solito insieme rispetto alla data. La data, quest'anno cercate di indagare contenziose così amichevole fra noi ed evitiamo di dividerci. Io so che stasera c'è una festa a Sant'Agata e che non fate, che noi andiamo a Potenza in rete, però molti di voi rientrano. Andranno a questa festa di Sant'Agata, non so come si chiama, dell'emigrante. Spero, come dicevo il caro amico Palazzo, che anche lì insomma si ravvedono un pochettino e rivedono le cose sotto un ottimo, un aspetto un poco più diverso, in modo associativo. Quando parlo di associativo significa saper coinvolgere le persone così come sono, sentirle, ascoltarle, vedere che cosa hanno bisogno. Molte volte si sentono dei forestieri, degli stranieri, degli sconosciuti, quasi come se dovessimo ringraziare o seguire queste persone, questi amici vecchi che stanno a Sant'Agata, che fanno di tutto per cercare di, come dire, di osteggiarci e di tenerci lontano. Lo dico per loro. Perché se ci fosse, come mi è stato suggerito, una tavola aperta, un modo di avere, un modo da sentire le cose, forse potremmo capire i sacrifici che ha fatto lui per cercare di arrivare dove è arrivato, che cosa ha passato. L'altro che è stato in Germania, poverino, e che magari ha lavorato nelle miniere, che è sereno, l'altro che è diventato un professionista di primo grado, quel signore che è diventato uno del clero, che magari ha saputo in volo, poi ci conosceremo forse un po' meglio, e non dovremo ricorrere solo ai soliti soprannomi, Parcialosco, quello così e quello con là. Mi piacerebbe che mi chiamassero il cavalier Lorenzo Berardino, mi piacerebbe che mi chiamassero il commentatore, che cavolo sì, il professore Tizio e Caio e cose, perché ci siamo imposti, siamo partiti da niente, da dove eravamo, ci siamo imposti nella società, abbiamo portato il nome nostro, il nome, sai, in America dici dove si, Sant'Agata di Bu, dove si trova? Ignorante! E glielo spiegavo. Vabbè, grazie di tutto, grazie. Spero di rincontrarvi l'anno prossimo, tutti quanti e più numeri.